L'accompagnatrice da quando la pregammo finì per portarci al bullying, le scarpette a noleggio, le palle che scorrevano precise sulla santità del parquet, swash, tutto era dinamico, armonioso. Intorno a noi il mostro del resto del mondo era sobrio. Nella sala maneggiavano le grosse sfere come una cosa sportiva, una cosa da uomini. Slash era il suono delle palle che si sparavano geometriche dal braccio che le lanciava e i corpi le accompagnavano in presa plastica fino al plotone di birilli. Le palle mettevano un poco di ordine nella schiuma del pomeriggio. Hai sempre ragione, Carlo, dissi sincero. Senti come vanno, vengono, vanno. Che gran poesia tutto questo movimento di palle nel bowling. Flash. Però il problema del bowling è che quando hai il colpo buono, quello che te lo senti addosso, non tocca mai a te. Cazzo, disse Carlo, poche ciarle. Adesso te lo faccio vedere io, qual è la vera poesia. Era traslucido il vecchio mentre lo diceva. Aveva gli occhi spiritati, era oltre tutti gli altri. Chiamami Jesus. Lo strike è la vera poesia. Ecco, mi senti che vengo, sto arrivando, sono in preda alla palla. La palla mi possiede, così swash, tiro la prima. Sbagliò. Puttana, puttana, maledetta palla, puttana, tu lavori al fegato Jack Kerouac e anche me. Poi tirò la seconda e stavolta la palla si separò da lui al contrario mentre tirava dietro il braccio per caricare il colpo. A quel punto Carlo, con sguardo omicidio, urlò strike! Poi invase il recinto sacro del parquet, si avviò lungo la corsia riservata alle palle, dritto verso la macchina per abbattere tutti i birilli a calci.